Lei, bravissima nello slalom gigante dell'albero, una delle cose più difficili da fare nel bosco animato. Io l'ho detto che non ci sarei mai entrata in quel bosco, io no. Questo è un cappuccetto tomba, questo. L'Italia e il Portogallo non sono passate, quindi sono al terzo posto, si aggiudicheranno 4 punti, si giocano la vittoria in questo sesto gioco, la Francia, Cargès in Corsica, l'Île de Beauté e il castello di Acquaviva per San Marino, pronti per l'ultima manche. È un po' stanco il cappuccetto? Sei un po' stanca, cappuccetto? No. È faticoso raccogliere le mele. C'è in testa San Marino! Acquaviva, io so per esperienza che gli italiani di solito, quando la squadra italiana è fuori dal giro, fanno un tifo per San Marino, logicamente, perché sono dei cugini vicini vicini, San Marino è davanti, ma non è importante tanto passare il ponte, faccio notare che nessuna è caduta, sono state tutte molto brave queste cappuccetto rosso. Come non detto, beh, non è caduta in acqua, è caduta lì. Ma adesso come si passa al bosco? Adesso è una barriera di legno, di quercia, di rovere. Sono tutti piano, amici piano. Miei quegli alberi. Un piano che mi fate male. Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta Cargès, credo. Ce l'ha fatta Cargès per la Corsica. Un posto stupendo Cargès. O Cargese. Guardate il replay. Vediamo se viene confermato. Sì, prima la Francia per la Corsica, Cargès, seconda San Marino, terze a pari punti l'Italia e il Portogallo, quinte la Spagna e il Galles, punteggio 6 punti alla Francia, 5 a San Marino, 4 all'Italia Vigevano e alle Azzorre Portogallo, 2 punti alla Spagna Leon, 2 punti a Aberdar per il Galles. Classifica generale dopo il sesto gioco. Ne mancano 4 alla fine. Vigevano è in testa! A pari merito col Portogallo. Vigevano, Italia 26 punti, il Portogallo ve l'aveva detto, attenzione al Portogallo 26 punti, ma non è che la Spagna si sia persa per strada, Leon, e ha 25 punti, quindi un punto solo di distanza, San Marino sta recuperando molto bene con Acquaviva a 22, anche la Francia in gioco, Cargès a 19, Aberdar sta pagando lo scotto del debutto, avanti con il settimo gioco, Cappuccetto, dove sei Cappuccetto? Cappuccetto. A questo punto entra in scena la nonna, povera nonna, è tanto ammalata ed aspetta la sua nipotina, Cappuccetto Rosso. La nonna però, chissà perché, l'hanno appesa qua su questa altalena, e altalena che è tenuta su invece da questa tinozza piena d'acqua che fa da contrappeso. I lupi che cosa fanno per mangiarsi la nonna? Devono svuotare la tinozza e correre per portare l'acqua in questi contenitori, eccoli qui. Naturalmente più acqua metteranno qui dentro, più la nonna scenderà giù e più il lupo, ahimè, avrà la possibilità di mangiarsi la nonna. Mi raccomando nonna, altrimenti io a chi la porto la merenda? Attenzione! Okay. In contemporanea, vai lupi, più acqua portate via da quella tinozza, più le nonne vengono giù e non si possono mangiare, buona la nonna, lupi non fatevi fare brutta figura, fate vedere che avete la zampa di velluto, il lupo è famoso per la sua capacità di camminare con estrema destrezza in qualsiasi frangente, in qualsiasi parte del bosco o della foresta, guardate questi lupi con che sicurezza camminano, guardate questi lupi con che capacità passano sopra gli ostacoli.
spettacoli. Guardate questi lupi, che soddisfazione, l'emblema dell'animale di classe, elegante, l'animale che sa come comportarsi. Zitto, lupo! L'animale che sa come comportarsi nei frangenti importanti come questo della fiaba di Cappuccetto Rosso, dove deve recuperare la nonna. Fammi fare quelle figure lì, dai. Lupo, lupo, guarda questo del Portogallo, guarda che bello, seguimi questo del Portogallo, lo spagnolo, vai, 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 ma dai, ma siamo in Eurovisione, ragazzi, ma per piacere, ecco, il lupo italiano, guardalo, guardalo, guardalo con che eleganza, con che passo felpato, guarda come scende, con classe, la sua tinozza, questo qui di San Marino non c'entra, questo di San Marino non c'entra. Dunque le nonne hanno quella cannetta con la quale cercano di tenere la tinozza bella piena, perché se loro tirano via tutta l'acqua, lupi, cosa fate? Cosa cominciate? State bevendo? Sembrate ubriachi, non ho capito, datevi un contegno. Stavo dicendo che se le nonne, guarda che scendono, la nonna, buona la nonna, un boccone mi faccio della nonna. Sullo stomaco ti deve rimanere la nonna. Gallina vecchia fa buon brodo, nonna, nonna, buona la nonna, guarda quante nonne che stanno scendendo, lupo non farmi fare Stefano, lupo spagnolo e lobo per por favor. Guarda le nonne che vengono, pancia mia fatti capanna, mo mi mangio tutta la nonna. Devo dire che quando fanno i filmati sui lupi, il re della foresta, guardate questo animale elegante come si muove, si muovono con più eleganza, ma nonostante tutto quello che giustifica il risultato è come lo si ottiene. E loro, bello, guarda quelle zanne maschie, guarda questo lupo che lo vedi, guardalo, guarda, guarda che eleganza, guarda, questo qui non era il caso di fare il replay, regia, qui dimostri che sei dalla parte di Cappuccetto Rosso e questo non era nel contratto, guarda, guarda che figura, proprio volete metterci alla berlina, ma noi... Che ma figura, noi, lupo! Le nonne le abbiamo mangiate tutte, risultato, 19 litri la Spagna, 21 litri la Francia, 15 litri San Marino, 22 litri in testa il Galles, 22 litri l'Italia, pari merito con il Galles, ma vince il Portogallo con 33 litri d'acqua. Primo Portogallo, secondi a pari merito l'Italia e il Galles, quarto alla Francia, quinta alla Spagna, sesta San Marino, punteggio. Un punto a San Marino, partiamo dal fondo stavolta, 2 punti alla Spagna, 3 punti alla Francia, 5 punti al Galles, 5 punti all'Italia, 6 punti al Portogallo. Dopo il settimo gioco, una situazione di assoluta suspense. In testa il Portogallo di 1 punto, 32 su Vigevano che ne ha 31. León per la Spagna 27, Acquaviva per San Marino 23, Cargès per la Francia 22, Aberdare 16. È una bella iniezione di fiducia aver giocato e vinto questo gioco per Aberdare, per il Galles, per la Gran Bretagna. E la nostra favola continua. A questo punto della storia il lupo si è mangiato la povera nonna. E adesso buona che fa? La nonna. Aspetta e vedrai. E adesso che fa? Si vuole mangiare pure Cappuccetto Rosso? Sì, sì. Aspetta. Per la verità se la mangerà nel gioco successivo. Nel frattempo è lì e aspetta. Lui aspetta e io me ne vado. Vieni Cappuccetto. Il
gioco consiste praticamente nel vestire il lupo da nonna e portarlo e farlo arrivare sul letto. In questo caso il lupo si fa aiutare da un lupacchiotto e qui usiamo un mettino dalla favola e diventiamo giochi senza frontiere. Il lupacchiotto è quello che sta cercando sulle ninfee di arrivare il più rapidamente possibile dal lupo per aiutarlo a vestirsi da nonna e qui deve infilarsi dei vestiti molto importanti. Nonna, che orecchie grandi che hai! È per sentirti meglio, Cappuccetto! Il lupo poi deve cercare di arrivare il più in fretta possibile, Vince che praticamente arriva per primo completamente vestito, aiutato dal lupacchiotto, ecco che qui mi sembra che stiano arrivando, al letto. Vediamo un po' che cosa succede. Nonna, che occhi grandi che hai! Per vederti meglio, bambina mia! Nonna, perché questa bocca così grande? Cappuccetto, qui ti rispondo al prossimo gioco perché non è ancora il momento, se no svegliamo tutto e non va mica bene, quindi rispettiamo vabbè. I tempi. Mettere il lupo sul letto, anche perché questo lupo deve arrivare sul letto con tutti gli indumenti a posto, altrimenti assolutamente i giudici squalificheranno i lupi che non sono perfettamente a posto. C'è un tempo limite di 3 minuti. Questo è il lupo di Cargès. Sì che ci sono dei lupi in Corsica. In Corsica di Andolù? No, no, in Corsica mi stanno dicendo i colleghi francesi che non ci sono lupi. Zitto lupo! Cappuccetto, dove sei che non ti vedo? Perché se ti vedo sto guardando dove darti un morso da lupo. Abbiamo 4 squadre fino adesso che sono arrivate sul letto. I giudici stanno aspettando. Simpatico questo lupo. Ah, il tempo è scaduto! I 3 minuti sono scaduti, nonostante c'è stato un recupero velocissimo del lupo francese. Guardate l'arrivo del lupo di Vigevano, guardate! Lupo da nonna con un completino a pua, è il lupo 1991, pantalone a pua sul fondo bianco, come ti vesto il lupo da nonna. Risultato, abbiamo la Spagna che in 1 minuto e 58 secondi ha messo a posto il lupo con i 4 indumenti, il Portogallo 2 minuti e 22 secondi per fare la stessa cosa, quindi con un tempo peggiore. Per il momento la Spagna è meglio e questo ci fa piacere perché il Portogallo era in testa, ma vediamo cosa ha fatto l'Italia. L'Italia 1 minuto e 50 e voi esultate, ma purtroppo 1 minuto e 50 vengono ritenuti validi 2 soli indumenti, quindi il lupo italiano non era a posto. 6 punti alla Spagna, 4 indumenti in 1 minuto e 58 secondi è prima, 5 punti al Portogallo che ha impiegato 2 minuti e 22 per mettere i 4 indumenti, 4 punti a San Marino, brava San Marino con 3 indumenti però nonostante adesso un tempo alto ha fatto il terzo risultato, 3 punti a Vigevano l'Italia, 1 minuto e 50 per i 2 indumenti, non hanno finito il gioco il Galles e la Francia, 2 soli punti sono in fondo. Questo mi sa che pregiudica un po' la classifica di Vigevano, vediamo cosa succede. E le Azzorre se ne vanno spinte dal loro anticiclone e vanno a 37 punti. Vigevano seconda a 34. Leon la Sp-
Spagna 33, Aquaviva San Marino 27, Cargès per la Francia 24, Aberdare per la Gran Bretagna 18. Il pubblico qua presente, non vi sento sostenere la vostra squadra, sono secondi, lupi di Vigevano, forza che ce la potete ancora fare, contro questo capicetto delle serie. Il lupo si è acquattato nel letto ed aspetta il momento opportuno per mangiarsi il povero cappuccetto rosso. Che cosa volete da me? Mica l'ho scritta io la storia. Succede anche questo nelle favole. E allora che fa cappuccetto rosso? Non sa di questo tranello e continua a raccogliere i fiori per la povera nonna. E a questo punto invece Denis dà il fischio d'inizio e vediamo insieme come si papperà cappuccetto rosso. Vieni, lupi, lupi, lupi. Gioco in due manche di tre squadre ciascuna. Abbiamo il cappuccetto italiano, quello di San Marino e quello della Gran Bretagna. I lupi partono, devo venire a liberare degli altri lupi, e sono un lupo portoghese, spagnolo e francese, che devono tornare indietro. Far partire un peso che scorre su una rotaia che va a sganciare il meccanismo del letto che si trasforma in lupo. E che cosa fa il lupo? Perché avevi la bocca così grande allora? Per mangiarti meglio così, è il mio momento dell'indigestione. Tre cappuccetti, allora abbiamo il cappuccetto italiano, il cappuccetto di San Marino e il cappuccetto del Galles. Vince il cappuccetto che raccoglie il maggior numero di fiori in un tempo limite di 1 minuto e 30 secondi. E mi pare che qui ci sia il cappuccetto centrale, là è il lupo spagnolo, mi pare che sia stato quello, il lupo spagnolo non è riuscito a mangiare il cappuccetto di San Marino, che mi pare abbia raccolto tutti i suoi fiori. E se il lupo non avesse mai mangiato cappuccetto rosso? Sarebbe un'altra fiaba questa qui. Invece noi questa sera ci stiamo qua. Sullo stomaco anche cappuccetto rosso. No, cappuccetto rosso è più piccina, la digerisco meglio di solito. La nonna che effettivamente mi ha dato un pochino di imbarazzo, quindi dire. Questo è il nono gioco, attenzione per Vigevano, sono veramente le ultime chance, perché il decimo gioco sarà il gioco finale. Anche ecco. I piedi legati, non bastava. Perché siete troppo forti? Lo so. Certo, guarda. Zitto che... lupo! Intanto vediamo il risultato del gioco, della prima manche di questo gioco. Abbiamo 15 fiori per il cappuccetto rosso di Vigevano, 18 fiori per il cappuccetto rosso del Galles, 29 fiori, e credo che sia il record assoluto, per il cappuccetto rosso di San Marino, mentre sta per partire la seconda manche. Il cappuccetto rosso della Francia, della Spagna e del Portogallo, partiti contro i lupi del Galles, di San Marino e dell'Italia. Allora il lupo deve partire, viene da questa parte del percorso, libera un altro lupo che era imprigionato, il quale torna indietro, fa partire una palla speciale che libera un meccanismo. Eccolo lì che fa diventare la bocca del lupo. Mi stanno dicendo che quello del Portogallo dovrebbe essere, credo che ci sia un problema di carattere lupesco, anche perché più di tanti cappuccetti rossi io non posso mangiare, ho uno stomaco solo. Vediamo, ecco un replay bellissimo di quello che succede, questa specie di gioco da fiera, vi ricordate quello dove chi lancia, ecco, chi l'ha fermato lì? Chi l'ha fermato? Chi è che l'ha fermato? È stato fermato per qualche ovvio motivo.
Dall'Italia. È stato fermato dal lupo italiano. Il lupo italiano non si è aperto, allora il lupo dell'Italia non si è aperto quello che il lupo italiano ha lanciato, che doveva mangiare praticamente il cappuccetto portoghese. Adesso sentiamo che decisione prenderanno i nostri arbitri in funzione dei fiori che fino a quel momento erano stati presi dai cappuccetti rosso, o se decidono di rifare quella manche. Vediamo un po' che cosa è successo. Vedo che gli arbitri internazionali Bernard Gallet e Denis Petit stanno venendo da questa parte. Ci possono spiegare che cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? Chi è chi parla? Bernard. D'accord, je vais parler pour les deux. Nous avons d'ailleurs pris contact ensemble. Nous avons pleine confiance en Nuccio Nobile qui a fait un montage technique, un montage mécanique qui a fonctionné. Mais dans la vie, parfois, même les meilleures machines ont des petits ratés. Allora, ha perfettamente funzionato in prova questo marchingegno, però talvolta nella vita anche i migliori meccanismi non funzionano. Quindi ce n'è uno che non ha funzionato o due che non hanno funzionato. Cosa hanno deciso gli arbitri? On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fonctionné. Ils ont fonctionné, mais il y a eu, par miracle, une fleur qui s'est glissée malicieusement là où elle ne devait pas. Mais le jeu reste valable et nous avons considéré que les concurrents ont très bien concouru et le classement est celui que tu vas leur donner. Allora, c'è stato un fiore che si è infilato nel meccanismo e che ha cercato di bloccarlo, ma gli arbitri e i giudici erano molto ben disposti, per cui secondo loro il gioco si è svolto regolarissimamente, perché sono stati in grado di vedere esattamente quanti fiori i cappuccetti sono riusciti a prendere. Quindi il risultato ufficiale alla fine di questo gioco è quello che apparirà adesso in sovrimpressione e che dà a San Marino 29 fiori, alla Spagna 21 fiori, al Galles e al Portogallo 18 fiori, all'Italia 15 fiori, alla Francia 14 fiori, quindi un risultato di gioco. Sesta la Francia, un punto. Quinta l'Italia, due punti. Terzi a pari merito il Portogallo e il Galles, 4 punti. Seconda con 5 punti la Spagna, prima con 6 punti la squadra di San Marino. Quindi alla fine del penultimo gioco la situazione vede in testa le azzorre, Portogallo con 41 punti, seguite dalla Spagna, León con 38 punti, Vigevano è terza, 36 punti per l'Italia, San Marino 33 per la Francia, Kerges 25 per la Gran Bretagna, per il Galles, Aberdara 22 punti in sesta posizione. La favola sta per finire. Io però all'inizio di questa prima puntata l'avevo detto, la favola di Cappuccetto Rosso e il lupo l'avremmo raccontata a modo nostro. Ed infatti a questo punto io chiamo qui vicino a me il lupo. Vieni lupo, vieni qui vicino a me. Il lupo, che come vedete è un lupo buono e anche molto dolce. E il bello dei giochi è anche questo, che Cappuccetto Rosso e il lupo sono insieme, anche se nell'ultimo gioco. Adesso io ti lascio, devi spiegare il gioco e poi ci vediamo insieme per il gran finale. Vai Vigevano! Come si fa a mangiare? Insomma, come si fa a mangiare? Si mangerebbe volentieri un cappuccetto rosso bello come Feliciana, ma insomma, come si fa a voler male o a essere cattivi con un cappuccetto come Feliciana? Siamo ufficialmente al decimo ed ultimo gioco. Attenzione, rispetto all'anno scorso questo gioco cambia. Io chiedo l'aiuto di Bernard, il nostro giudice arbitro internazionale, perché dovrebbe essere il depositario del segreto, dovrebbe avere la busta segreta che ci serve per quest'ultimo gioco. È un gioco che voi potete tranquillamente fare. Io ti chiedo, Bernard, di essere così cortese. Con gli artigli da lupo non riesco ad aprirla bene, se me la puoi aprire tu. Come si svolge il gioco? Dunque, al contrario dell'anno scorso, ci saranno solo tre manche. In queste tre manche, chi fa il gioco non sarà quello che dovrà dare la risposta. Farà il gioco, tornerà indietro, poi ci sarà un altro compagno di squadra che darà la risposta.
il punteggio. Merci beaucoup, Bernard. Grazie a Bernard per avermi aperto questa busta, sennò con gli artigli mi veniva effettivamente difficile. Allora, ad ogni manche, ogni squadra acquisisce un punteggio. Il punteggio d'arrivo. Quindi per ogni manche chi arriva primo 6 punti, secondo 5, 4, 3, 2, 1, come sempre Giochi senza frontiere. Chi dà la risposta esatta ha 6 punti. Non ci sono più dei punti in meno come succedeva l'anno scorso. Così per la prima manche, così per la seconda manche e così per la terza manche. Alla fine vedremo chi avrà accumulato il miglior punteggio e così avremo il risultato del gioco, che darà 12 punti al primo, 10 al secondo, 8 al terzo, 6 al quarto, 4, 2 e così via. In che cosa consiste questo gioco? Beh, arriva il cacciatore, eccoli qui, qui abbiamo delle cacciatrici addirittura, molto carine, con tanto di fucilone. Nella prima manche, al via il primo cacciatore parte, deve sfondare una porta, deve liberare Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso torna indietro da solo, arriva qua, il primo Cappuccetto Rosso che arriva dà diritto al suo compagno di squadra a darci la risposta. Se non sa rispondere sarà il secondo, il terzo, il quarto e così via. Allora, siamo pronti per la prima manche. Domanda: da quale colonna sonora di film è tratto il brano De quelle musique de film est extrait le morceau che vous allez écouter maintenant? Via! Dentro col fucile in tutti i modi, bisognava adoperare le unghie con le schisse passé. Che schisse passé? Ilarifai non riesce a romperlo, si è trovata, non è una cacciatrice. Intanto aspettiamo di sapere chi è arrivato prima. Io vorrei sapere da Bernard, c'è tutto un meccanismo molto particolare, mi fanno segno che dovrebbe essere arrivato per primo il Galles a dare la risposta. Il Galles, allora, what's the title of the song? Spoonful Sugar. What's the film? Mary Poppins, la risposta è esatta. Per il Galles sono 6 più 6 punti, credo, esattamente, lo vedete apparire sul vostro teleschermo. Quindi 12 punti per il Galles, mentre tutti gli altri acquisiscono il punteggio che hanno avuto arrivando nel gioco. Quindi 5 punti il Portogallo, che era seconda, San Marino 4, l'Italia 3, Francia e Spagna sono state messe a 2 punti perché non sono riuscite a rompere la loro porta. Seconda manche. Per la seconda manche abbiamo un altro cacciatore che deve, come il primo, partire, sfondare la porta, andare a liberare la nonna e la nonna tornerà indietro. La prima nonna che arriva darà la possibilità al suo compagno di squadra di dare la risposta alla domanda che ora vado a porre. Da quale colonna sonora di film è tratto il brano? Quel est le film sur lequel on pouvait écouter cette musique? Attention, prêt! Pido, pido, Matti, se ne vanno i coltelli, si menano.
cosa che piace molto a me, da lupo, sono i porcellini. La risposta a chi la dobbiamo dare, la carne particolare che in questo momento mi fa veramente scendere l'acquolina di bocca. L'acquolina di bocca a me, lupo. Ma dobbiamo sapere chi deve darci la risposta. Stiamo aspettando di avere i giudici arbitri che stanno consultandosi chi è arrivato per primo. È di una facilità l'Italia! L'Italia che mi risponde difficilissimo. Da che film è tratta la musica che avete ascoltato adesso? I tre porcellini. Sì, buoni i tre porcellini! Buoni i tre porcellini! Che grazie, grazie. Le guapetico show. The Three Little Pigs o Lo Stress Serditos. Porcellini, guarda, sono più buoni perfino di Cappuccetto Rosso i tre porcellini. Siamo alla terza manche e qui i cacciatori diventano sempre più imponenti, diventano sempre più importanti, diventano sempre più grassottelli, il buco è sempre quello che è. Guardate adesso sto popò di cacciatori che, ecco, posso farne vedere uno qua in favore di camera 3? Questo è il cacciatore come dimensioni, quello è il buco attraverso il quale il cacciatore deve passare. Ne vedremo delle belle. Il terzo cacciatore deve correre dove c'è il lupo, dove ci sono gli altri due cacciatori, e tutti e tre i cacciatori devono tornare indietro. Verrà dato l'ok quando tutti e tre i cacciatori saranno arrivati e avranno passato la linea del traguardo. A quel punto il loro compagno di squadra potrà dare la risposta. La domanda è: da quale colonna sonora di film è tratto questo brano, che è le titre du film duquel è extrait la musique che vous allez entendre? Decideranno gli arbitri, perché non è facile questa decisione che devono prendere. E comunque l'importante, vi ricordo la regola, il tempo preso all'arrivo del terzo cacciatore. Ora un replay bellissimo, questa è la partenza dei 100 metri stile libero dei cacciatori. Bravo Ambrosino, grazie per questa ripresa. Guarda che riesce il cacciatore più grassottello spagnolo a prendere il via in questo replay, e Saltellon Balzelloni va a liberare gli altri due cacciatori. Adesso tutti e tre devono tornare indietro. La ripresa generale, mi sembra la Spagna in testa, ma dicevano sullo sfondo, no, ho visto anche il Gal. Io appunto non sono arbitro, per cui seguo il commento, e vince la Spagna. Allora mi danno la Spagna dopo questo grosso conciliabolo i giudici. La Spagna ha diritto di rispondermi: da quale colonna sonora di film è tratta la musica che avete ascoltato? Usted comprende? Oui. Blancanieves. Non è Blancanieves! Non è Blancanieves! Tocca all'Italia! Attenzione Vigevano, importantissima questa risposta! Per Vigevano! Da quale colonna sonora di film è tratto il brano? La Bella Addormentata nel Bosco. La Bella Addormentata nel Bosco, esatto! Esatto, una risposta importantissima questa. La Bella Addormentata nel Bosco vale 5 punti d'arrivo nel gioco, più i 6 per la risposta esatta. E questo dà il risultato che state vedendo in questo momento sul bordo dello schermo. Abbiamo 26 punti complessivi.
10 punti all'Italia. Vince! Naturalmente l'allegria di questa squadra, ce l'hanno fatta, anzi ce l'abbiamo fatta, incredibile, all'ultimo gioco, ecco. Anche il risultato definitivo finale, vincevano prima 48 punti, da zona Portogallo 45, Leon per la Spagna 44, San Marino, San Marino 41, Aberdar per il Galles 32, 27, Tara Cappuccetto, posso fare anche un passo di danza con te per la gioia di questo risultato. Vigevano, non avrei veramente scommesso sulla sua vittoria, perché eravamo terzi al nono gioco e invece con l'ultimo gioco Vigevano è riuscita in questa prima puntata del 1991 di Giochi Senza Frontiere a vincere. Chi ben comincia a metà dell'opera, ecco, anche con la bandiera italiana. Al centro del campo dove c'è il trofeo per la squadra di Vigevano, con l'allegria di questo gran finale. Ringraziamo anche la Croce Azzurra, l'Arma dei Carabinieri, i pompieri, c'erano proprio tutti questa sera, Lupo, la Polizia di Stato, e soprattutto un ringraziamento particolare alla squadra esterna di Milano 1 e Milano 2. Eccoci che siamo arrivati al centro del campo. Questi sono i trofei. Il capitano qui vicino a noi, il capitano della squadra di Vigevano, l'allenatore è anche qui. Consegna ufficiale. Vorrei capitano di Vigevano. Felicissimo di lavorare con questa deliziosa partner, Cappuccetto Rosso, Feliciana Iaccio, da Ettore Andenna, da Vigevano, l'appuntamento per Montpellier in Francia, dove si svolgerà la seconda puntata di Giochi Senza Frontiere di quest'anno, la settimana prossima, stesso giorno, stessa ora, 20:40, Rai 1. Un sogno da realtà.
ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare. E più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attento al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, living together, living together, living together. Frontiera. Bravo, ed ecco la Feliciana Iaccio e Detto Randenne in versione francese. Ovvero Georges Belair e Daniela Lombroso. Allora, Georges molto bravo, lo vedrete del resto. Ed anche molto carino, ma comunque bravissimo. Sì, lo so che piace a tutte le donne del gruppo. Io sono attenta soprattutto ai giochi. Va bene, d'accordo. Io sono attento a Montpellier, che è la città che ci ospita oggi. Allora, devi sapere che è il capoluogo della provincia dell'Hérault e capitale della regione Linguadoca-Rossiglione. E Montpellier è in sintonia con l'immagine del sud effervescente. Aperta sull'Europa e sul Mediterraneo, Montpellier stupisce e seduce tutti coloro che hanno l'occasione di trascorrervi un soggiorno turistico o d'affari. Con Euromedicine, Agropolis, Antenna, Eliopolis e il polo informatico, Montpellier progredisce e produce. Con il nuovo quartiere di Antigone, con il Corum, che comprende il Palazzo dei Congressi e il Teatro dell'Opera Berlioz, essa inventa e diventa più bella.
e con una dinamica politica di turismo d'affari, di congressi e con lo sviluppo di ambiziosi progetti turistici come Port Marianne, Montpellier e la Mediterranea conferma il suo ruolo di tecnopoli. Ed ecco che vediamo nell'abito che portano i due colleghi francesi quello che è il tema della puntata di Giochi senza frontiere di questa sera. Molière. E Georges è abbigliato come si deve e dall'inizio secondo quelli che sono i classici dettami della commedia dell'arte. Attenzione. Que la fête commence! Et voici, mesdames et messieurs, che la festa cominci, che lo spettacolo abbia inizio sotto la gigantografia, la statua gigantesca di Molière che seguirà con aria benevola le squadre che vengono presentate per questa sera. Ed ecco l'ingresso della squadra spagnola, vestita di rosso, come sempre, la squadra spagnola di Las Palmas. Nous avons également le Abbiamo pays de Galles. Il Galles, che vi ricordo partecipa per la prima volta quest'anno in rappresentanza della Gran Bretagna con il loro caratteristico abbigliamento color fucsia, anche questo ambientato al tema di questa sera, quindi a Molière. E la città è quella di Caerphirtin, praticamente impronunciabile, comunque una delle più belle. Ed ecco l'ingresso della squadra di Atrani, la squadra italiana. Eccoli che fanno il loro ingresso. Simpaticissimi. Noi facciamo il tifo. Atrani, Atrani. Mi raccomando ragazzi, mettetecela tutta, Atrani. Comune della costiera amalfitana ed è situato ad 1 chilometro ad est di Amalfi. Conta, pensate un po', 1005 abitanti ed è infatti il più piccolo comune d'Italia per estensione territoriale. Atrani sorge tra le alte pareti a picco sul mare, allo sbocco della Valle del Dragone. Brava Daniela! Oh, mangi, comincia già a fare il tifo. Mangi, per Daniela. Molto bravo anche lui. Lui sta facendo tutta la presentazione recitando. Il Portogallo. Mura, una piccola cittadina che ci presenta i suoi giocatori rigorosamente vestiti in verde, perché il verde per Giochi senza frontiere è il gioco che indossano, è il colore che indossano i giocatori portoghesi. Il verde della speranza. Sì, anche della forza, perché sono molto bravi i portoghesi. Anzi, teniamoli d'occhio perché di solito... L'équipe San Marino. San Marino. Eccoli, eccoli, li vedo, eccoli qui i ragazzi di San Marino. I cuginetti. Con il loro tradizionale giallo. Il giallo è il colore del sole, dell'estate e anche della simpatia dei sammarinesi. Ecco che loro fanno l'inchino come dei grandi attori di teatro. Adesso Giorgio cosa ci dice? La France! Hai visto come si è riempito la bocca? La France! Prova a dire l'Italia così tu. L'Italia! Bene! Montpellier giocano con un blu scuro. Tradizionale anche per loro questo colore. Questa è... noi abbiamo gli azzurri classici. Noi abbiamo qualche volta sul campo un po' di difficoltà a distinguere l'azzurro e il celeste dell'Italia. Ma chi segue sulla televisione a colori sono stati ben situati i colori. Questo è molto più carico, il nostro più azzurrino. Ecco, Molière, ecco intanto che si avanza. Di Molière che arriva. E dovremmo essere all'inizio della trasmissione proprio dei giochi veri e propri. Un inchino, fai un inchino. Io mi inchino a Dante, mi inchino a grossi altri, per Goldoni. Ma anche Molière, su, non essere così. Ma, sì, ma siccome a scuola era una delle argomentazioni che mi ha fatto più soffrire, quindi lo guardo con rispetto ma senza troppa deferenza. Allora, siamo al primo gioco. Allora, al momento in cui l'arbitro Bernard o Denis, due arbitri ufficiali, daranno il colpo di fischietto, i concorrenti dovranno rendere omaggio a Molière e mettere dei libri uno sopra l'altro. Sono 7 libri. Chi riuscirà a metterne il maggior numero e più velocemente possibile uno sopra l'altro fino ad aprire un ultimo libro dal quale verrà giù una bandiera, un tappeto colorato. Un drappo
che determinerà la fine del gioco. In questa prima manche abbiamo San Marino e la Spagna. San Marino ha già messo 4 liberi, 5 in questo momento. Anche gli spagnoli, la cavano bene, ma San Marino mi sa che è all'ultimo libero, adesso dovrebbero azionare, dovrebbero azionare un meccanismo che è nell'ultimo libero, che fa venire giù appunto il drappo, la bandiera con il colore della squadra. Ecco San Marino, che brava questa ragazza. Subito dietro anche gli spagnoli che sono arrivati anche loro. Devo dire che è un gioco molto veloce. C'è un tempo limite di 1 minuto e 30 secondi e quindi vediamo un po' che cosa accadrà nella seconda manche. Il replay. 45 secondi per San Marino, 47 per la Spagna. Quindi il tempo da battere è quello di 45 secondi per San Marino con 8. Cosa vogliono dire 8? Sono 7 libri più il drappo. Quindi sono gli 8 elementi del gioco che sono stati messi a posto. Ecco, Georges dà il via a Denis per la seconda manche. Dove gioca l'Italia? Ecco, l'Italia e il Portogallo. Inquadrato in questo momento la squadra del Portogallo. Due libri anche per l'Italia. Ecco i ragazzi di Atrani pronti con il terzo libro. Su ragazzi, non ci fate penare così. Allora sono... Tutto che si hanno un po' di difficoltà, vedo con piacere. Pasquale e Rosario sono i due ragazzi di Atrani che portano i libri, mentre Anna è colei che dovrà rendere omaggio a tutte le opere di Molière. Perché non ci... Eccolo! Siamo in testa, Tre, quattro, cinque, no, sei. Sono in testa loro. Però è caduto, a loro è caduto. Non riesce guarda a mettere. Guarda che forza che ha questa portoghese. Direi tanto, guarda che macello che sta facendo. Sì, ma io